Beni immobiliari per un valore di 3 milioni di euro riconducibili a Domenico Multari, 51enne di Cutro, alias Gheddafi, sono stati sequestrati dalla DIA di Padova, coordinata dalla DDA di Venezia. Oltre agli immobili, sono scattati sigilli anche ad un'azienda edile di Verona. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha portato a termine una complessa attività di polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto economico, con sede legale a Montepone Lido ed operativa Squilla Celido, operante nel settore della fabbricazione di prodotti di calcestruzzo, beneficiario di cospicue agevolazioni comunitarie, cofinanziate con risorse nazionali per un ammontare complessivo di 834.382 euro. I carabinieri del NAS di Cosenza hanno posto agli arresti domiciliari, su provvedimento del GIP del Tribunale di Crotone, un farmacista ritenuto responsabile di falso e truffa aggravata in danno del Servizio Sanitario Nazionale per un valore di oltre 1 milione di euro. I militari hanno notificato avvisi di conclusione di indagine a 42 dei 65 medici di base della città. Enrico Trimarchi, giudice della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, è indagato dalla Procura di Catanzaro per il reato di omissione in atti d'ufficio, relativamente ai ritardi del deposito delle motivazioni di una sentenza, presentata dopo oltre 1.400 giorni, che determinarono la scarcerazione di quattro esponenti dell''Ndrangheta reggina.